Allora, c'è una rettifica da parte di Nina Lopresti, è spuntato un 6 a cacciola. Un 6 a cacciola. È vero? Sì, Perché sì. uno concreto, dato ci troviamo d'accordo. È concreto. Non ha voluto dare giudizi sul vice sindaco, nonché a storia del bilancio, perché... No, lo dà subito, vabbè. Lo dà subito, lei non si lascia... Non classificato. A signorino non classificato. Non lavoratissimo. Dico, è un sicuramente sarà un bravissimo professore universitario, docente di economia politica, però come assessore alle politiche finanziarie devo dire che sta facendo un errore dietro l'altro e credo che questa città non possa sopportare un altro errore. È un miliardo, uno che corre sempre. E a Perna, quanto è Perna ancora, presto. No, Perna la settimana prossima è presto. E allora, io l'avevo invitato per la trasmissione del teatro, non è venuto perché dice che lui di queste cose non se ne occupa. Del teatro, l'assessore alla cultura. Non lo so, vabbè, dai, lasciamo per. Gui. Dopodiché posso dire una cosa? Prego. Sì. Sì. Che probabilmente queste domande gliele dovrebbe dire per fare lo scoop, perché ormai non è più, diciamo, non ha più mordente chiederlo a me. Forse bisognerebbe chiedergli alla signorino. E allora lì cosa ne pensa? C'è un voto su se stesso? No, l'autovoto, in generale. Come l'autocostruzione. No, signorino cosa pensa dell'opposizione che c'è stata? Prima lui e poi sì. Prima. Vecchio assessore al bilancio in questa trasmissione sostenne che tutto era perfettamente regolare, che l'amministrazione viaggiava perfettamente benissimo. Dico, signorino, si è trovato un bel casino, insomma. Dico, questa attenuante gliela vuoi dare? Certamente, ma io credo che date tutti addosso a questa amministrazione come se voi o gli altri venissero da un altro mondo. Non c'è dichiarazione, non ci fossero mia stati non mai, non avessero mai accompagnata fatto, da una, fatto una politica. Una e credo doverosa. Che Calabrò era consigliere comunale, l'avvocato amico nostro, anche lui la stessa cosa. Dico, ma vi rendete conto cosa hanno trovato queste persone? E io non li ho votati, chiaro? Ma un po' di elasticità, un po' di disponibilità dimostratela anche, però, perché sta gente quantomeno ha cercato di affrontare i problemi, cosa che prima non era fatta. Il problema c'era, si faceva una settimana, un mese di feste di Natale su Via dei Mille e basta, e poi finiva tutto. Prima un sacco di discussioni, incontri. Questa gente cerca di affrontare i problemi, sbaglia, farà cazzate, tutto quello che volete, però quantomeno la buona volontà, l'impegno a cercare di risolvere i problemi ce l'ha. Quindi dategli una mano, non dategli solo legnate. No, ma poi magari allora, mi fai dire una cosa. Si è ripreso sì. Sul finale. No, mi si è ripreso sul finale, sì, tenevamo tutti perché che... No, francamente mi sembrava che era che l'architetto amico nostro era negli ultimi anni non era a Messina. Sinceramente, per quello che ha detto. Poi sul finale ho capito il ragionamento e lo condivido. Gui, vediamo se ha capito il ragionamento. Gui sicuramente l'ha capito. Ha un occhio solo, ma capisce benissimo. Prego. Sì, mi riallaccio anche al discorso anche di prima, perché poi dice contro la dispersione scolastica. Lasciate la scuola subito, non possiamo. Abbiamo l'obbligo scolastico e poi anche il recupero pomeridiano. Ancora. Sì, ormai... Dai, spariamocene un paio. Poi c'è l'altra... Sì, ma anche 3-4. Previti dice che c'è un alloggio libero a Giostra. Lascia stare, ho provato, non dormivo e mi girava la testa. A Giostra, certamente. E poi, vabbè, altre due e finisco oggi così. È particolarmente creativo Gui, eh? Sì. Bravo. E dice, il nostro Forattini, dai. E i 20 appartamenti promessi, quelli dopo il censimento, nulla, mettici una croce. Avanti, croce. Sì. L'ultima. C'è un po' di pubblicità occulta. Dove c'è Barillo c'è casa. La casa non c'è, almeno dammi la pasta. Almeno dammi la pasta, ed è un tema importante basta, anche quello. Io volevo sentire Marcello Greco, ma prima due messaggi da casa. Onorevole, messaggi quelli su a Corinti che sono interessanti, perché abbiamo scatenato anche il dibattito in questo senso. A Corinti metti le mani alla giunta, adesso non ci sono più alibi, devi governare. E allora liquidi gli assessori che hanno mostrato di non essere all'altezza e faccia un rimpasto. E questo a Corinti, è cosa buona e giusta, direbbe qualcuno. A Corinti basta autoincensirsi, ora testa bassa e lavorare nella legalità e per i cittadini. Sono di Forza Italia, ha ragione Calabrò, oggi non c'è amministrazione a Messina. Andiamo avanti.
Per questo comune ci vuole un governo di salute pubblica. Mettete da parte le polemiche, il PD aiuti a Corinti a governare. A Corinti si avvalga per questa difficilissima fase di professionalità importanti. Chieda aiuto a Confindustria, a Confcommercio, a Confesercenti e ai sindacati. Si mette assieme per un piano di rilancio che batta i pugni alla regione per mettere i soldi del risanamento e compri le case che occorrono per coloro che non hanno un tetto. Non ci stava seguendo nessuno stasera. Allora, prego. Sì, infatti. È più giusto così. Il popolo ha voluto a Corinti e a Corinti deve governare. Se più vuoi giusto, continuo. Sì, prego, ancora continuo. Ce ne sono? Sì. Ancora, andiamo. Con tutto il rispetto per Felice Calabrò, ma io da cittadino messinese preferisco un sindaco cittadino che con calore e umiltà gestisce una macchina così complessa come il comune di Messina, senza guardare il suo popolo dall'alto al basso, come è usuale fare nei palazzi del potere, piuttosto che un freddo amministratore come lei va tanto vantandosi di essere, felice di essere uno dei 54 voti che le mancano. Il potere logora chi non ce l'ha. Saluti Cristian. Pesante, mamma mia. Andiamo avanti. Anche da dove vengo io. Andiamo avanti. Se andate nelle nuove case popolari a San Giovannello, Piano Stella, nei portici adibiti a parcheggio ci sono BMW e Mercedes. Le case vanno date a chi ne ha bisogno e non a chi ci i discorsi, non la leggiamo neanche. Andiamo avanti. Un attimino, il tempo è. Ci dica Calabrò cosa vede nel suo futuro, Giuseppe. E questo ora ci risponde subito, Calabrò. Però ce ne sono ancora? Dopo. Marcello Greco, ci pensi bene prima di rispondere. Marcello Greco. Allora, io volevo dirvi questo. La giunta Crocetta, in effetti, della problematica del piano casa, delle scadenze di mutuo, dell'affitto e dei nuclei familiari svantaggiati, aveva pensato, inserendo due articoli nella finanziaria, uno è l'articolo 28, uno è l'articolo 29, che favoriva proprio la possibilità delle famiglie disagiate con reddito quasi zero a poter avere questi finanziamenti, queste possibilità anche di mutuo, con dei fondi particolari, con un programma particolare. Le norme sono state, ahimè, impugnate dal Commissario dello Stato per un problema di mancanza di copertura. Saranno riproposte queste norme nel giro di una sessantina di giorni, quindi il tema, la problematica su questa questione è veramente calzante ed è veramente preso in esame e in considerazione. Quindi nel giro di due mesi sicuramente queste norme saranno nuovamente riproposte, con la possibilità per i nuclei svantaggiati di poter accedere finalmente a un discorso di un fondo che possa permettersi la possibilità appunto di poter acquistare casa. Questa è la problematica giuridica del tema. Su quanto poi detto, sentito l'architetto Pizzino di attaccare chi è che effettivamente è stato nel Consiglio Comunale, io Calabrò e tanti altri, ma devo dirti, Saro, che da parte nostra è stata sempre una visione ben chiara, ben palese della questione. Io ricordo, insieme col collega Calabrò, abbiamo fatto battaglie di responsabilità per poter andare a dire chi era il responsabile di quei debiti fuori bilancio che sono stati la causa della rovina e del dissesto della città di Messina. Debiti fuori bilancio che, ahimè, i responsabili non sono state mai. Quali sono? Mai. Chi sono? L'ho detto pubblicamente. I signori dirigenti del comune di Messina, che ahimè hanno fatto un mare di sbagli e di errori in tutte e le gli amministratori, i politici stavano lì per ma finta. I politici, vedi, così tanto per guardare. Il problema del politico oggi, il politico non firma. Perché non siamo nella prima repubblica, siamo nella seconda repubblica, il politico non firma più, quindi il politico può darti un indirizzo, ma chi firma è il dirigente, è lui che si assume le responsabilità. Quindi lei li assolve? No, io le assolvo, ma è la verità. Gli amministratori, gli assessori, ma vedi, è la verità, cioè oggi il politico, torniamo alla vecchia politica, a me sta bene, io questo voglio, questo ti dico e lo dico a viva voce, fate ritornare a firmare i politici. Grazie, sta per scattare Pizzino, prego. Gli avete fatto prendere, dare anche i premi, gli avete fatto. Bravo, io moglie mia, io le battaglie che ho fatto su questa cosa. Grazie, Gaetano, le battaglie che ho fatto, Saro. Le battaglie che ho fatto, pubbliche le ho fatte le battaglie. Non so perché mi ha fatto ritornare alla vecchia politica. Ninni Giunta, cosa? Se a Fondazione Comunità, forse mi è venuto in mente che l'hanno giunta anche a me. È mala lingua, Allora,
accolto. Cosa volevo dire alla Giovanna d'Arco del Comune di Messina, la Lopresti, perché mi ricorda il personaggio di Giovanna d'Arco. Ho sentito dire, dico, io capisco il suo atteggiamento battagliero, però se sento dire i cittadini mi dicano dove sono gli alloggi del Comune, Calabro poi farà bene a dire che l'amministrazione, non solo l'amministrazione, ma anche i consiglieri comunali non fanno il loro dovere, che è quello di... da abintra, da dentro, fare ciò che non possono fare i singoli cittadini. Cioè non posso chiedere alle persone telefonatemi al comune per dire se ci sono immobili sfitti o liberi. Il comune di Messina ha un osservatorio abitativo, l'ha costituito l'assessore Lau nel 2009, è composta da tutte le associazioni, anche dei consumatori e quelle dei proprietari immobiliari, sindacati e quant'altro. Che funzione ha? È venuto il nostro presidente nazionale a dirci cosa fanno negli altri comuni, facciamolo pure noi. Ma lo si so, deve fare, c'ero io. Sapere, se io chiedo all'assessore quanti sono gli alloggi del comune di Messina, mi dirà quanti sono sfitti, quanti sono liberi, quanti residenti hanno lasciato la città per andare ad abitare nelle periferie, perché c'è questo fenomeno di emigrazione residenziale. Perché, scusa Emilio, dietro la casa non c'è soltanto la proprietà, il patrimonio, il mutuo, c'è i rifiuti, l'immondizia, i servizi pubblici, l'AMAM. Tutto ruota attorno all'abitazione, cioè è il fulcro di ogni problematica di cui noi stiamo discutendo, lo IACP e quant'altro. Allora, un osservatorio abitativo che deve funzionare, si mandano le persone negli uffici competenti e tempo 6 mesi, si devono sapere quanti alloggi ha il comune di Messina, quanti alloggi i proprietari hanno, liberi e sfitti, perché Messina ha un piano regolatore che il CRUCI ha rigettato indietro ai tempi della sindacatura provvidente perché è sovradimensionata. Questa è una città che ha più case delle altre città d'Italia e meno proprietari di casa delle altre città d'Italia. Ma chiarissimo. È un paradosso allucinante. Allora, questo deve fare un assessore consiglio. Assessore De Cola, quante case questo ha? Deve fare, si deve attivare. Grazie. La prima cosa che ho non detto deve chiedere ai cittadini di ci sono agire, le case sfitte. Deve di verificare sullo IACP, cioè, ma in maniera istituzionale. Ma il comune ovviamente ha un patrimonio suo che bisognerebbe... Dopodiché sfidiamo l'istituzione, diciamo bene, dal basso. Ma l'osservatorio prende i dati dall'Istat, dall'Agenzia delle Entrate. Avvocato, grazie. Assessore De Cola, quante case ha il comune di Messina? Allora, il comune di Messina ha circa 1700 sfitte, quante? Sfitte, questo non lo so dire, perché non so di patrimonio, credo non molte, però quelle abbandonate, quelle sfitte sono quelle in competenza di ACP ancora. So anche che recentemente, se non sbaglio, un mese fa, ripeto, sono cose che ascolto che è patrimonio, sì, non sono io, però l'IACP ci ha consegnato un altro pacchetto di alcune centinaia di alloggi, non le so dire il numero. Che sono libere? Sono affittate. Dovrebbero essere sempre affittate, e temo che siano quelle affittate occupate, non affittate, ma occupate abusivamente. E questo osservatorio abitativo che è importante, di cui ci parlava l'avvocato Giunta, funziona? Sapeva dell'esistenza? Ne avevo sentito parlare, e che funzioni sinceramente non mi risulta, nel senso che non abbiamo interlocuzione. No, sapeva di questo osservatorio abitativo? Noi siamo nati, diciamo, da poco, come realtà sindacale a Messina. Perfetto, basta andare su internet. Giussi, due messaggi. Prego, Previti. Siamo in chiusura. Abbiamo circa 150 alloggi a Fondo Basile. Da circa 5 anni ci sono gli inquilini, non pagano l'affitto perché l'istituto non glielo chiede. Siccome manca l'abitabilità, io non te lo... Le ACP, le sue case popolari, sì. Ed è un mancato introito. C'ho 15 botteghe nuove chiuse, non posso fare né affitta e danno all'erario. Dico, non lo so, dobbiamo fare la guerra contro l'istituto, io non lo so, c'è un'impotenza che abbiamo come cittadini a vedere alloggi, cittadini che vorrebbero pure pagare, non possono pagare, e botteghe che sono chiuse lì dove vuoi fare un'attività, non la puoi fare, non so cosa dobbiamo fare in queste città, io non lo so. Quindi qua ci vuole un'amministrazione, il consiglio può fare ben poco, ci vuole l'amministrazione attiva. L'amministrazione sicuramente dico, si attiva. L'IACP abbiamo un tavolo tecnico aperto di continuo. Stiamo ragionando su queste cose di San Giovannello. Abbiamo avuto delle prime liste di elenchi di alloggi, purtroppo solo quelli occupati abusivamente. Ne stiamo chiedendo delle altre. Stiamo ragionando con loro per avere dei finanziamenti da loro. Però l'IACP è sempre un ente che dipende dalla regione. Cioè io posso interloquire con l'IACP fino a un certo punto, perché poi mi dicono, scusa, ma chi sei? L'amministrazione locale non, ma loro dipendono dalla regione siciliana. Allora io posso chiedere, però voi siete i proprietari. Chiedo aiuto, come dire. Vabbè, chiedo aiuto. Grazie. Io volevo, siamo proprio in conclusione. La signora Maria Rosa Laganà voleva dire qualcosa. Mi raccomando di essere breve. Prego. Mi vorrei rivolgere all'assessore De Gola. Dunque,
volevo riprendere l'occupazione della scuola. Volevo dirle che nel mese di novembre Clelia Marano, con le chiavi date da Mantineo con il consenso del sindaco, ci ha portato a vedere questa scuola. Quindi come si fa a dire che non c'era stata promessa? Non lo sa, lei, signor Spallucci, lei non fa sempre così. Non so veramente, quindi ho qualche difficoltà a seguirla, diventa come dire, la sua parola contro. Non lo sapeva. Benissimo. E allora due messaggi. Allora, ma come ci sono difficoltà ad erogare i mutui? Le banche però non hanno preso i soldini proprio in questi giorni, lo Stato aiuta loro e riempie di tasse noi, Francesco. Poi dammi un attimino di tempo perché lo posso sì contemporaneamente, sì, certo. Caro Marcello Greco, noi non vogliamo tornare alla vecchia politica, ma vogliamo una politica nuova, possibilmente con facce nuove, ecco perché abbiamo votato a Corinti. Perfetto, e allora noi siamo in chiusura. Felice Calabro però doveva una risposta a un nostro telespettatore. No, non merita risposta. No, non quello che lei ha definito. Quello che le chiedeva cosa vede nel suo futuro politico. No, guarda. Sicuramente un impegno continuo nell'ambito del mio partito, nell'ambito della politica e nell'ambito di questa città, decisamente. E rispetto all'amministrazione a Corinti, il PD come si comporterà? Non vorrei poi passare per presuntuoso, qualcuno mi potrebbe dire che non posso parlare a nome del PD anche se non è realmente così. Ma io ritengo che sindaco. Come si è comportato i consiglieri comunali del PD, secondo me fino ad oggi nei confronti dell'amministrazione hanno assunto la giusta posizione perché hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, evitando che si potesse dire, visto che sono molto più vicino a me, che ci poteva essere una sorta di pregiudizio in termini così categorici. Messina andrà al dissesto, il comune di Messina? Grazie a questa amministrazione ci sono grandi probabilità, sì. Sì. IDR invece come si comporteranno con Accorinti? Ma noi l'abbiamo dimostrato, siamo perfettamente dell'opinione di dare una mano, se Accorinti ce la cerca, in effetti ce l'ha cercata più volte, gliel'abbiamo data, siamo Accorinti il sindaco di tutti, ci sta bene così, andiamo avanti, se ha bisogno chiaramente saremo a disposizione della città. Sul dissesto, abbiamo discusso con Accorinti e con l'assessore signor due giorni fa, prima della seduta del Consiglio Comunale, noi siamo dell'opinione che secondo me il dissesto è un bene per la città, cioè prima lo facciamo e prima si può ripartire. Voi siete per il dissesto? Siamo per il dissesto perché dal punto di vista tecnico e giuridico sicuramente il dissesto è molto più favorevole della norma salva comuni e quindi molte città d'Italia l'hanno fatta, per esempio vedete in Puglia l'ha fatto Taranto, Brindisi, Bari e la Puglia è una delle prime città, è una prima regione in Italia dove il calo della disoccupazione è notevole. Allora io dico benvenga il dissesto e non abbiamo paura di questo spauracchio, non è uno spauracchio il dissesto, lo vediamo a Milazzo dove col dissesto si è risolta la quasi totalità della situazione debitoria, quindi che la giunta Corinti abbia il coraggio, che poi è anche un coraggio politico, non di dichiarare il dissesto. Lei non la pensa così invece Calabro, invece come la pensa Nina Lopresti sul dissesto? Intanto che dovessimo andare in dissesto non è sicuramente grazie a questa amministrazione ma grazie alle amministrazioni che ci hanno preceduto dovessimo andare in dissesto, perché il monte debitorio, la massa debitoria che ci ritroviamo oggi a dover gestire chiaramente non può essere stata fatta in 7 mesi, insomma è chiaro che sono anni. Tecnicamente ci dobbiamo intendere, perché se no veramente parliamo di luoghi comuni o parliamo delle cose che conosciamo o tacciamo, cioè. Per essere chiari non si può attribuire la responsabilità alla giunta a Corinti del monte debito, della situazione che viene da lontano, va chiarito, ma si attribuisce a un'amministrazione che vuol dire che vuole evitare il dissesto a tutti i costi e non riesce a sfruttare la norma che il legislatore gli ha dato. La verità è questa, se vogliamo nascondere questo allora nascondiamo che non abbiamo un'amministrazione a Messina e via. Io non è che voglio dire che l'amministrazione a Corinti ha creato i presupposti per il dissesto,
Dico che l'amministrazione al Corinthians, l'hai detto anche tu, non è in grado, non è stata in grado per 7 mesi di produrre uno straccio di piano di riequilibrio. E voleva andare a sostenere una cosa che è fuori dal mondo, che si doveva bocciare il piano Croce. Ma di che cosa stiamo parlando? Qui stiamo amministrando, non stiamo giocando. Allora, il problema è questo. Non essere riusciti a portare in aula un piano di riequilibrio che fosse economicamente sostenibile, perfetto, vero e chiaro. È chiaro che è una responsabilità di questa amministrazione, è una responsabilità dell'assessore Signorino non esserci riuscito. Lei si è espressa sull'assessore Signorino. Dopodiché è chiaro che va detto e va puntualizzato che la massa debitoria chiaramente ingente, per carità, non che c'è probabilmente ci porterà al dissesto, anche se dovessimo riuscire a produrre un piano di riequilibrio che la Corte dei Conti possibilmente ci boccerà perché e diventa insostenibile. Mia, la barzelletta della telefonata per... alla Corte dei Conti, qui ho altri tre colleghi, ma tu puoi mai telefonare a un magistrato che poi deve controllare il tuo operato per sapere prima come ti devi comportare? Ma io impazzisco, la pratica qui non c'è, ci sono il basso, l'alto, amministrate da dove volete, dall'alto, da mezzo, dal basso, ma amministrate. Sesto, no. Esatto. Fare il dissesto o fare la norma. Il dissesto è uno stato di fatto. Se si presentano le condizioni va dichiarato. Per punto. Esatto. Grazie. E la responsabilità è poi a dichiararlo del Consiglio Comunale, ovviamente. Grazie. Grazie. Concluda perché siamo in chiusura. Il dissesto o il piano decennale di riequilibrio va valutato qual è poi il carico che i cittadini dovranno sostenere, per cui non sono assolutamente pregiudizialmente contrari al dissesto, ma anzi credo che possa rappresentare attraverso il decreto legge 149 una liberazione per questa città possibilmente. Grazie. I consumatori come la pensano sul dissesto? È un giudizio su Acquorinti? Lei si azzarda, insomma. No, sul Acquorinti non mi permetto di esprimere giudizi. Ah, come consumatore? No. Sul dissesto, se si potesse evitare, sarebbe la cosa migliore, perché è facile dirlo a parole, ma gli effetti del dissesto sono poi devastanti, sia sull'aumento delle tasse, sia sul personale del comune che andrebbe ridimensionato, qualcuno andrebbe anche licenziato. Quindi, diciamo, non parliamo di stesso come se fosse una cosa così e la panacea di tutti i mali. Ha i suoi pro e i suoi contro. Se potessimo evitarlo sarebbe la cosa migliore. Ma se non lo possiamo evitare, facciamolo. Se non lo possiamo evitare, ce lo prendiamo così com'è. Ci portiamo avanti da. Però non giochiamo di stesso va bene, di va bene, va bene, è stato chiaro, è stato chiaro. La facciamo concludere. Sì. Ho sentito una domanda di un consumatore, gli volevo dare una risposta. Prego. Che dice che cosa hanno fatto le banche hanno preso i soldi per i mutui. A dicembre è stato stipulato un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti e le banche. Hanno messo la Cassa Depositi e Prestiti 2 miliardi di euro a disposizione delle banche per dare mutui ai consumatori, agevolando le situazioni più. Quindi ripartirà anche il mercato dei mutui. Famiglie numerose. Questo sto cercando di dirci. Grazie. Coppie, Calabro, deve essere breve, dobbiamo concludere, mi sfumano. Prego. Vedete, la questione del dissesto non è una questione che va presa sotto gamba, che nella situazione attuale rispetto a determinati effetti già siamo al dissesto, è ovvio l'aumento delle tasse al massimo. Certo. Ragazzi, il problema di un dissesto è un problema che è connesso non soltanto al comune, è connesso anche alla gente, ai professionisti, alle imprese che collaborano e collaborano con quel comune. Il dissesto del comune significa la sconfitta e il definitivo fallimento di tutti coloro i quali hanno rapporti col comune, siano essi professionisti, bravo, bravissimo. Lui che ne sa più di me, i contrattisti per esempio, ma non puoi ragionare così, è la città, la ditta Schipani mantiene delle famiglie a lavorare, ma di che parliamo? I contrattisti del comune non perdono il posto, per carità, no, lo sappiamo, sono tutelati, l'integrazione oraria la perderebbero. Sì, ah, beh, campo con 18 euro mesi. Grazie Calabro. Grazie a tutti. Sposito. No, dobbiamo concludere. Sposito, cosa ha da chiedere? Qua c'è l'assessore De Cola. Allora, rispetto all'emergenza abitativa. Gianmarco. Io volevo ricollegarmi pure alla Sposito, non Sposito. Come ha detto la
l'assessore, non è la prima, questa di Paradiso non è la prima occupazione abitativa, ma ci sono molte occupazioni che praticamente è una minaccia o una promessa? No, nel senso, è una realtà, te lo faccia capire, ci sono molte occupazioni che per anni, come dire, si sono sottratte, e che quindi in assenza totale dello Stato noi abbiamo fatto le cose alla luce del sole, e con questa occupazione perfettamente appunto chiara, probabilmente per la prima volta abbiamo, come dire, costretto, diciamo, anche le trasmissioni televisive a parlare, diciamo, del problema dell'abitativo a Messina. Per quanto io riguarda, io mi sento molto costretto, devo dire che ne avrei parlato in ogni caso, cioè nel senso così, che per, come dire, per la prima volta se ne sta parlando. No, capito. A prescindere, diciamo, dalle ricette che poi verranno, diciamo, messe in campo nelle politiche abitative, come diceva Nina, appunto il discorso di risanamento è una cosa, il discorso delle politiche abitative è un'altra cosa. Io penso che praticamente questo comune debba mettere in campo una serie di politiche abitative per mettere al centro che abbia uno sguardo superiore alla questione sociale, in quanto praticamente c'è molta più gente che non può, diciamo, attingere al mercato privato, vuoi perché gli affitti sono in costante aumento del 15%, vuoi perché la finanziaria incrementa la tassazione sulla prima casa e sulle altre case, e quindi praticamente la gente è costretta anche ad alzare gli affitti, e come dire, il mercato privato diventa inaccessibile. Per quanto riguarda, noi chiediamo subito una cosa: la normalizzazione dell'autorecupero è un tavolo tecnico in cui vengono convocate le parti sociali. E c'è la disponibilità da parte di Decola, sì, se non sbaglio. In cui vengono convocate le parti sociali per trovare assieme, come dire, quelle politiche abitative che possono risolvere strutturalmente il problema a Messina. E in più anche la commissione, l'ha citata benissimo il signore che non mi ricordo come si chiama, che nella legge 124 c'è, cioè, il decreto IMU, che ex presidente del Consiglio Comunale, non l'ha mai visto? Scusate, scusate, nella legge, vabbè, la legge, perché non ha, appunto nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 124, oltre ai fondi da destinare alla morosità incolpevole, è prevista la commissione di graduazione sfratti, che, come dire, il comune dovrebbe farsi carico insieme al prefetto di costituire questa commissione prefettizia. Il prefetto che cosa fa? Gradua l'utilizzo della forza pubblica in caso di sfratto, però nello stesso tempo il comune deve avviare all'accompagnamento sociale il passaggio da casa a casa. Ovviamente, quindi, praticamente il comune è chiamato per legge ad affrontare l'emergenza abitativa, e quindi dobbiamo, come dire, sederci assieme e trovare le soluzioni. Chiarissimo, chiarissimo. Cui facci, prego. Migranti, l'asilo di Giostra invece. Cioè, la riflessione che ti viene, cioè, per i migranti, dico, per carità, la soluzione lo Stato, i governi anche locali la trovano, per i baraccati perché non si fa lo stesso? È lo spray. E tu che sei? Prevedi. Quello che è in mezzo alla strada, che cos'è? Che cos'è di diverso rispetto dai migranti? Chiaro, Previti. Gui, dobbiamo chiudere. Sì, vabbè, allora, è una cosa veloce. Allora, Regione Sicilia, un cassetto pieno di soldi sono 60 milioni. I soldi sogno nel cassetto. Bene, ne hai un'altra? Sì, e finiamo. Finale con la torta. Quando si dice casa, dolce casa. Basta, finito. Bravo. Quando si dice, bravo, ti sei beccato anche l'applauso. Va bene, e allora io ringrazio tutti voi per averci seguito fino a quest'ora, ma la lingua continuerà ad essere, grazie consigliere Previti, a stare accanto alle famiglie che occupano la scuola di Paradiso, non perché occupino, ma per la loro condizione. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a tutti i nostri ospiti, a venerdì prossimo. Buonasera.
Take out the panic, take out the pain. Need I need the